Ogni 2 anni circa in Svizzera bisogna portare il proprio veicolo a fare quello che si chiama collaudo. E oggi mi trovo qui a Rivera, a nord di Lugano, al TCS, dove c'è un centro per il controllo dei veicoli. Se volete scoprire come funziona un collaudo di un veicolo in Svizzera, praticamente l'equivalente della revisione italiana, allora seguite questo nuovo video. Per prima cosa si paga il precollaudo, 80 franchi, ma nel caso dei soci TCS si riduce a 60. Essere soci ha molti vantaggi, tra cui quello di avere il carro attrezzi gratuito in tutta la Svizzera. Se vi trasferite in Svizzera e volete portare con voi la propria auto, allora il collaudo sarà un passaggio obbligato per poterla immatricolare di nuovo. L'ispezione accurata del veicolo vi permetterà di rimettere l'auto nelle condizioni perfette per poter viaggiare. Inoltre i controlli verranno fatti in modo imparziale e questo eviterà costi non necessari di riparazione. In questa prima postazione viene verificata l'intensità e l'altezza dei fari, le spazzole tergicristalli e il parabrezza. Poi viene fatto un controllo generale della carrozzeria del veicolo e di tutte le luci. Subito dopo l'auto viene spostata in una seconda postazione per la verifica degli ammortizzatori e dell'intensità frenante. Tramite un pannello informativo il collaudatore sa esattamente cosa fare per verificare l'impianto frenante e gli ammortizzatori. Tutti i dati vengono poi salvati per il report finale. L'auto viene infine spostata su un carrello sollevatore ed è qui che avviene il controllo più accurato del veicolo. Il carrello sollevatore ha dei pattini che possono generare un movimento all'anteriore del veicolo. In questo modo il collaudatore può verificare i giochi delle nocciole dello sterzo e degli ammortizzatori. Ogni veicolo ha i suoi difetti. Chi fa il collaudatore deve sapere esattamente per ciascun modello dove andare a guardare. Difettini che hanno le smart. Ok. Questo giochi. Tubazioni, colline del freno a mano, insieme gonfie di ruggi della ruggine, gli assi, cuffie, integre. E si va avanti con l'ispezione. Da qua si controlla ancora le molle delle sospensioni, controlla lo stato del pneumatico, se non ha tagli, bolli, che ha preso un marciapiede rovinato, i giochi. Stato della marmitta è buona, ermetica. Non è tutto, inizia a perdere olio sotto là, dove faccio la luce. Terminate le verifiche sull'assale posteriore, si passa all'anteriore e per prima cosa si controlla lo spessore dei dischi dei freni. Qui purtroppo non posso lasciare l'audio originale perché la musica dalla radio in sottofondo mi farebbe violare il copyright. Quello che viene fatto è rilevare lo spessore minimo dei dischi dei freni, dopodiché si andrà a misurarli per capire se vanno ancora bene. 7,64 minimo è 8, quindi da sostituire. Molla della sospensione se è intera, l'ammortizzatore che non perde, cuffia che ci sia, che sia intera, gioco. Qua c'è un leggero gioco. Io sul rapporto ti metto il gioco sterzo ruota sinistra e il garage quando dopo è in officina, sì. Aprono la cuffia, vanno dietro, okay. Per verificare che sia solo la scatola che ha leggermente su e giù, se è proprio il braccetto che ha gioco. Vado a vedere la cuffia della scatola dello sterzo, tiranti della barra stabilizzatrice, i tubi dei freni interi e idem dall'altra parte. È una casina, si è sciolta. Non è stata spinta fuori tutta, si è sciolta leggermente. Allora andiamo a provare come la dinamica del veicolo in frenata. Andiamo a controllare il clacson che funziona. Lavacristalli, puliscono, funzionano. Il cambio come lavora. La tenuta di strada in curva. Attieniti. E attenzione alla frenata. Poi mettiamo la retromarcia.
testa dritto quando andiamo dritti. Ok. Precolado finito. Allora, il precolado è finito. Non mi sembra sia andato benissimo. Ci sono, mi sa, un bel po' di cose da sistemare. Adesso tornerò all'interno e mi diranno esattamente tutti i lavori che ci sono da fare. Quindi andiamo a vedere. Questo è il rapporto del precolaudo. Vado in ordine, come l'elenco. Allora, illuminazione regolare, la regolazione dei fari da effettuare, quindi l'altezza. Ok. Illuminazione della targa, c'è una lampadina che non funziona. Faro anteriore sinistro ha il vetro appannato, quindi sarà da ripristinare la trasparenza. O okay, si sostituisce il faro, o con dei prodotti vengono lucidati i fari che tornano come nuovi. E poi hai le luci davanti deboli. Freno, ai dischi davanti dei freni, che la misura minima è 8 mm, misurato 7,6, quindi 0,4 mm sotto il minimo, sono da sostituire. E poi fai controllare questo gioco dello sterzo che abbiamo guardato prima insieme. In allegato c'è il test freni ammortizzatori, che l'efficienza c'è, okay. L'unico problema è che c'è i dischi sotto misura. Finché sono freddi frenano bene, quando sanno potresti avere dei problemi. Perfetto, grazie mille. Siamo a posto? Sì, grazie. Dal precollaudo sono passati alcuni giorni e io mi sono preso un po' di tempo per decidere cosa fosse meglio fare. In effetti, quando le riparazioni diventano importanti, c'è sempre il dubbio se sia meglio riparare oppure vendere. E voi cosa fareste con una Smart del 2008, 180.000 km e un po' di problemini? Beh, se volete sapere come è andata a finire, iscrivetevi al mio profilo Instagram Vita di Frontiera e lì scoprirete il finale di questo video. Direi che per ora questo è tutto. Come al solito, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!